ma. Amici del Tubo, il secondo titolo di cui ci occuperemo in questa caldissima seconda puntata di PSX Chronicles Returnal da Geoffrey, potreste non conoscerlo. Se siete dei discreti appassionati di storia della PSX, ma questo titolo non vi dice assolutamente nulla, non vi preoccupate di tutto questo, perché anch'io fino a poche settimane fa ne ero del tutto ignaro, e ora che non ne sono più ignaro, ammetto di non averne imparato quasi niente. Comunque, so che molti di voi vorrebbero snobbare il 1994 e il 1995 per approdare direttamente al secondo anno della PSX, il 1996, nel quale abbiamo veramente iniziato a divertirci con i titoli che hanno fatto storia. Io ritengo sia necessario fermarsi un pochino di più nei primi mesi della console, perché è chiaro che anch'io smanio dall'idea di recensire Resident Evil, ma abbiamo preso un impegno professionale e una missione di responsabilità, di conseguenza dobbiamo essere seri e studiare la PSX anche nei giochi che non hanno più tantissima importanza, non sono più così divertenti da provare. Quindi restiamo fermi a, non ho detto la data abbastanza volte, perciò la ripeterò ancora, rimaniamo fermi al 3 dicembre 1994, il giorno in cui la PSX è approdata sul mercato giapponese con la scheda di 14 titoli, 14 Highlander della primissima PSX. E il titolo in questione, che vi ho presentato già con grandissimo rispetto, è Crime Crackers. Vi dice qualcosa? Avete pensato a un crack salato della Saiba che va a compiere una rapina in banca? Non lo so, fatto sta che non parla di questo. Crime Crackers, dovessimo stringere quello che rappresenta Crime Crackers, il suo genere, in poche parole, in una sola frase, direi che sia un esempio di prima generazione di first person shooter, FPS o sparatutto in prima persona, con una particolarità che lo rende diverso da tutti gli altri, dato che è un titolo, uno di quei titoli giapponesi che non hanno mai oltrepassato le sponde nipponiche, non hanno mai attraversato l'Oceano Pacifico, e adesso andiamo a fare bene tutta la mappatura della Terra fino agli Stati Uniti. Non sono arrivati negli Stati Uniti e di conseguenza non hanno ricevuto quella localizzazione in inglese fondamentale per poterci giocare e comprenderli. Io ho provato Crime Crackers nel corso di un'intera giornata, non ho capito granché, ma va bene così perché almeno ho evitato degli shock, dei traumi spaventosi. E Crime Crackers, a dir la verità, ha avuto anche un seguito nel 1997, ma non ho idea se ci giocheremo, se mai ci arriveremo. Quindi concentriamoci su questo, ma quando ho pensato a scrivere qualcosa, a prendere qualche appunto per spiegarvi, approfittando di Crime Crackers per spiegarvi la storia di questo genere dell'FPS, sono stato colto da un dilemma. Ebbene sì, anch'io ho dei dilemmi. E mi sono chiesto: è il gioco giusto da sfruttare per spiegare tutta la storia di un genere così importante ora come ora nei videogiochi come lo sparatutto in prima persona? Ho ritenuto di no, perché Crime Crackers non è rappresentativo, non lo ricorda nessuno e ci sono dei motivi per cui non lo ricorda nessuno. Di conseguenza io stringerei al minimo la storia degli FPS prima di incominciare la vera e propria recensione di Crime Crackers, perché non ne vale la pena e basandoci sul detto diamo a Cesare quello che è di Cesare, diamo a Doom quello che è di Doom. Per il momento ci basti sapere che gli anni 90 videro durante i primi anni il fatidico avvento della grafica 3D in tempo reale. I primi esperimenti concreti vennero effettuati già all'inizio degli anni 80 con l'introduzione della visuale isometrica, la quale però era soltanto una illusione ottica del concetto di tridimensionalità, perché dipingere parte dei lati diagonali degli oggetti e assumere una particolare inquadratura non era un vero e proprio 3D, ma dava soltanto al giocatore l'illusione che si stesse giocando all'interno di un ambiente che avesse una qualche forma di tridimensionalità. Non era vero perché non era 3D in tempo reale. I primi esperimenti di vero e proprio 3D in tempo reale, basati sulla creazione di ambienti nei quali potessimo muoverci, arrivarono nella seconda metà degli anni 80, quando il mercato videoludico cominciò a spostarsi, pur utilizzando ancora i cabinati,
iniziò a spostarsi dalla sala giochi alla propria abitazione attraverso l'uso dei primi personal computer, Amiga, Commodore 64, sistema operativo DOS e i modelli della Apple. Vi cito alcuni giochi dell'epoca, come Alpha Waves, Star Glider, Interface, non sono particolarmente definiti, ma mostrano già la possibilità di muoversi all'interno di ambienti. Il passo successivo fu la creazione di ambienti chiusi e realistici, attraverso cui potessimo muoverci liberamente, impersonando il protagonista dell'avventura con un concetto di prima persona. Questo lo si tende a far risalire a un leggendario studio americano, la ID Software, e alla schiera di titoli storici che misero in commercio dal 1991 al 1993: Uber Tank 3D, Catacomb 3D, Wolfenstein 3D, che è molto celebre nella storia dei videogiochi, e Doom non in 3D. Per un resoconto più dettagliato di questo fondamentale capitolo della storia dei videogiochi, come vi ho già detto, però, aspetteremo il porting per PlayStation di quest'ultimo gioco, Doom, uscito nel novembre 95, ma già in circolo per sistema operativo DOS e per Super Nintendo, se non mi sbaglio, già dal dicembre 1993, quindi un anno prima di Crime Crackers. Il gioco di questa puntata è prodotto dal piccolo neonato studio Media Vision, nato nel 1993, e che di sicuro, se conoscerete, non conoscerete per via di Crime Crackers e del seguito del 97, ma per un'altra serie altrettanto atipica, a quanto pare la Media Vision ha fatto abbonamento con le cose atipiche, una serie di giochi di ruolo con elementi western che si è protratta fino al quinto capitolo, passando da PSX alla PS2 alla PSP, ovvero Wild Arms. Wild Arms è un ottimo gioco di ruolo, soprattutto il primo, che penso che proveremo se riusciremo ad arrivare alla fine del 1996 con questa serie di recensioni. Sarebbe molto carino da provare, uno dei titoli che ho apprezzato nel corso della mia esistenza da videogiocatore di Play 1, ma in questo momento ci tocca parlare di Crime Crackers. Recentemente la Media Vision si è fatta notare perché ha preso le redini della serie Valkyria Chronicles, sviluppando il terzo capitolo per PSP. Comunque, di cosa parla Crime Crackers? Non l'ho capito. O per meglio dire, l'ho capito dopo. All'inizio, quando un'astronave fallica color rosa shocking mi è venuta addosso iniziando a giocare, ho pensato per il peggio. Siamo nello spazio e a quanto pare, quello che ho capito, dovremmo essere una specie di gruppo di samaritani spaziali che compiono buone azioni mentre si recano al gay party di Betelgeuse, non lo so. L'equipaggio è stranissimo, a cominciare da due ragazze che non hanno passato il provino per Sailor Moon e quindi hanno dovuto trovare dei lavori alternativi da fare, una donna gatto molto interessante che mi è piaciuta fin da subito, un gallo dotto fervente cattolico, un drago buzzicone che a quanto pare dovrebbe essere il saggio della compagnia, bene, proprio il drago buzzicone, no? Gli facciamo fare queste cose. E Dulcis in fundo, purtroppo, una supposta robotica che non per niente indossa un casco da speleologo e ha uno sguardo da maniaca. Non ho idea di quale sia il suo scopo all'interno di quella nave, ma non voglio saperlo. In realtà ho letto qualche tempo dopo una sorta di trama attraverso i siti internet che ne sanno più di me e ho scoperto che la trama di Crime Crackers non è niente di speciale. In un futuro dove ci sono numerose specie galattiche, alieni e tutto, quindi classico futuro fantascientifico a cavallo fra le galassie, la polizia galattica non riesce a contenere l'ondata criminale degli ultimi anni, di conseguenza ha assunto dei mercenari prezzolati per svolgere il lavoro sporco per conto della polizia. Noi siamo uno di questi gruppi, guidiamo una straordinaria astronave, rosa shocking, che si chiama Pink Dolphin, come caruccia. E la protagonista è una delle due Sailor Moon, alla perenne ricerca del fratello che svolge lo stesso mestiere, quindi è un mercenario, che però è disperso da qualche anno, quindi immagino parte della trama di Crime Crackers verterà sulla ricerca di questa ragazza del proprio fratello, che immagino salterà fuori. In realtà, da una semplice richiesta di soccorso del primo livello, Crime Crackers costruisce una trama su un classico, a dir la verità, abbastanza banale, potere nascosto che potrebbe mettere a repentaglio la vita di tutto l'universo. E chiaramente il gruppo mercenario della Pink Dolphin dovrà fare qualcosa per cercare di sventare tale minaccia.
Ho detto prima che Clan Crackers è un FPS con elementi di RPG. In poche parole, sì, perché verremmo catapultati all'interno di dungeon labirintici estremamente claustrofobici e chiusi, dove dovremmo in pratica cercare di districarci evitando o combattendo i mostri che ci verranno contro. I mostri sono realizzati discretamente con texture 3D, non hanno una grandissima intelligenza artificiale, ma noi dovremo cercare di farli fuori con le nostre armi, arma primaria, arma secondaria, attraverso un sistema abbastanza complicato e un poco frustrante, nel quale non potremo muoverci e sparare allo stesso tempo, potremo soltanto scartare a sinistra o a destra con la pressione dei tasti L2 o R2, mentre non potremo muoverci liberamente avanzando per il dungeon e sparando. È impossibile. Nel momento in cui incontreremo un mostro e dovremo sparare al suddetto mostro, dovremo fermarci, premere quadrato per entrare in modalità di mirino, di sparo, e solo da lì fissi, o potendo soltanto scartare a sinistra e a destra per evitare gli eventuali raggi laser dei mostri, potremo sparare. Una particolarità di questo gioco, una delle tante, oddio, in verità non sono tantissime, ma una delle poche barra tante pa particolarità di Clan Crackers sta nel fatto che ha questo elemento di RPG. Innanzitutto non guideremo l'unico personaggio, che è una cosa strana da parte di un first person shooter, dove di solito c'è un solo protagonista, o perlomeno un solo protagonista alla volta. In questo gioco avremo un party di tre persone, la Sailor Moon, la Donna Gatto e il Drago Buzzicone, e potremo, attraverso la pressione del tasto Select, a me, vi dico la verità, non è riuscito giocando con l'emulatore a scambiare il personaggio, ma a quanto pare mi hanno confermato tutti, attraverso la pressione del tasto Select potremo modificare il personaggio titolare in quel momento che noi comanderemo, e cambiare in ogni momento da Sailor Moon a Donna Gatto a Drago Buzzicone. Ognuno di questi tre personaggi ha delle facoltà differenti, e in realtà avrebbero anche delle armi primarie e secondarie differenti, ma in realtà cambia soltanto l'animazione e le armi sono pressappoco le stesse. Quindi cambiano più che altro i parametri. Clan Crackers ha un menu molto nipponico, dove i personaggi avranno la possibilità di modificare le proprie armi e equipaggiare diversi tipi di armature che hanno dei valori differenti. I personaggi hanno tutti e tre gli HP, cosa che non è normale per un normalissimo FPS, anche se durante la partita ci sarà una barra della vita piuttosto che degli HP. Per controllare effettivamente la quantità di HP rimasti al personaggio, dovremo entrare nel menu e controllarli personalmente. Esistono poi degli oggetti di cura e anche degli oggetti per far tornare in vita il personaggio che potrebbe morire sotto i colpi dei mostri, ma effettivamente questi sono gli unici oggetti che potremo trovare all'interno dei livelli, perché i livelli di Clan Cracker sono talmente basici che non hanno nemmeno una sorta di mobilio. Le stanze esistono, ma è come se non lo fossero in realtà, perché non c'è nulla che possa distinguere una stanza dall'altra. E questo è uno degli elementi negativi di Clan Crackers, perché Doom l'anno precedente aveva già dimostrato di poter creare dei livelli molto più realistici e variegati da quel punto di vista. È difficile riuscire ad arrivare alla fine di un livello in Clan Crackers, non perché i mostri siano difficili, cosa che non sono, ma perché il livello è veramente frustrante. Nel caso aveste la forza di arrivare fino alla fine di un livello in Clan Crackers, incontrerete il boss. Ogni livello avrà un boss talmente stupido alla vista quanto coriaceo e frustrante da affrontare. Ho letto alcune recensioni sul web riguardo a questo titolo e tutte si lamentano sulla difficoltà nell'affrontare i boss, più che altro non per colpa dei boss stessi, ma per l'impossibilità di poter governare al meglio il proprio personaggio. Questo continuo scambio fra modalità di difesa attraverso la pressione dei tasti L2 e R2 contemporaneamente, difesa, movimento, scartare, sparare, mettere il mirino, togliere il mirino, è uno stile di gioco che non è mai stato più riproposto nei giochi successivi, e ci sarà anche un motivo, aggiungo, perché questo connubio di FPS all'80% seguito da un 20% di RPG, unito anche a un'ambientazione, una trama, uno stile poco efficace. Vorrei sottolineare anche le musiche che per i primi 1-2 minuti mi sono se sembrate abbastanza simpatiche, ma le quali sono talmente ripetitive e reiterate nel corso dei livelli che contribuiscono anche loro a farci raggiungere un livello di frustrazione assurdo. Questo
Quindi dal punto di vista della comodità, la giocabilità, la maniera in cui questo gioco si approccia al videogiocatore di turno, ritengo sia pessima. Ok, proviamo un pochino questo Crime Crackers, questo stranissimo gioco del 1994. Ecco è il logo della Media Vision, lo studio che si è occupato della produzione di questo capolavoro immane. All'inizio, prima ancora del menu principale, vedremo questa serie di scritte abbastanza lunga, che per pura pigrizia naturalmente non vi traduco, ma che parlerà, immagino, dell'impossibilità della Polizia Galattica di gestire l'ondata criminale della galassia in questi ultimi anni, all'esistenza di mercenari che vengono pagati per effettuare questo genere di lavori sporchi. Qualunque cosa dica, io premo start e oh mio Dio, la nostra astronave fallica galattica che ci ruzzola addosso mentre questo straordinario menu si palesa. Premiamo start e cerchiamo di cominciare il più presto possibile. Prima di cominciare, ci sarà bisogno di indicare il blocco della memory card sul quale salvare. Noi ne scegliamo uno a caso. New game, meno male, una cosa che capisco. Sì, nuovo gioco, grazie. E verremo catapultati in quella che è la schermata di dialogo di ogni livello. L'immagine statica, l'unica cosa che si muove in questo gioco quando non staremo giocando sarà l'insieme di stelle. Chiamarle stelle è già un miracolo, direi l'insieme di pixel a forma di stella che avanzano come se fossimo nell'iperspazio, in realtà in maniera nemmeno molto ordinata. L'unica cosa che si muoverà, perché per il resto avremo questa immagine statica e da pochissimi colori, credo la palette grafica 256 colori di Crime Crackers, è ferma, dove non vedremo, non siamo stati nemmeno degnati di avere una fotografia con i membri dell'equipaggio che salutano, non c'è nulla di tutto questo. I dialoghi si susseguono in giapponese, ecco il gallo dotto che secondo me è un gran rompiballe, anche se non ho avuto la possibilità di capirlo, la Catwoman. Il drago buzzicone, che a me dà l'idea di essere un personaggio saggio, ma poi non so, non capisco nemmeno perché debba essere un drago buzzicone. La Sailor Moon di riserva, che non farà parte del party che svolgerà l'azione durante i livelli, non ho ben idea da dove salti fuori. E la supposta speleologa, scioccata, guardate questa faccia da maniaca che ha, che evidentemente deve aver detto qualcosa di molto volgare perché ci sono molti punti esclamativi. Comunque, dovremmo essere pronti a partire. Abbiamo in pratica ricevuto nel primo livello una segnalazione di soccorso alla quale dobbiamo rispondere. Ho visto più avanti una strana immagine, che non so bene cosa rappresenti, ecco questa. Sembra una sorta di mantide religiosa spaziale che tenta di inseguire un polipo. Non ho idea di cosa io stia guardando. Comunque, spero di non dover recarmi dentro l'astronave mantide religiosa. In realtà non ho idea di dove mi sto recando perché non capendo niente. Poi, come vedrete, le texture del livello saranno talmente dettagliate che è già tanto se riuscirò a capire da che parte andare. Ecco il primo livello, un piccolo dialogo ci introduce a quello che dovremmo fare. Tra l'altro l'emulatore è stato un pochino crudele con questo gioco perché ha disegnato, come vedete, sul volto della protagonista dei baffetti alla francese. Ora, non ho avuto voglia di cambiare video plugin perché mi è sembrato anche una sorta di satira che l'emulatore ha voluto fare nei confronti del povero Crime Crackers, sullo stile, ok, lo prendono in giro tutti, lo prende in giro Shinra Interno, lo prendo in giro anch'io e siamo tutti contenti. Quindi ecco il primo livello, questa è la stanza iniziale, ma vi assicuro che tutte le stanze di Crime Crackers, perlomeno per il primo livello, saranno così. Quattro pareti, soffitto, pavimento, alte tutte uguali, e dire che Doom l'anno precedente, nel 1993, aveva già dato la dimensione di profondità, di altezza e aveva creato un'azione che non si svolgesse unicamente sul binario orizzontale. Qui siamo tornati effettivamente indietro. La texture che popola questa lunga serie di stanze e corridoi sarà sempre la stessa, cioè questa. E capite come Crime Crackers possa diventare nel corso del tempo un gioco molto alienante. Ora avanziamo verso il nostro primo nemico. Ora scusate, lo scarto rapidamente sulla sinistra. Si può scartare con la pressione dei tasti.
R2 ed L2 uniti ai tasti direzionali per spostare la telecamera. Tenendo premuti L1 e R2 contemporaneamente si entra in modalità difensiva dove non si può fare nulla se non difenderci. Il mostro non è male dal punto di vista grafico perché è in 3D, completamente in 3D, l'intelligenza artificiale non è mostruosa, però diciamo che credo che graficamente sia il punto più alto di Crane Crackers, il modo in cui i nemici sono creati. Cercando di sparare, non so se avete notato, ho sostituito ovvero con ora e non ne sono per niente contento, cercando di sparare, senza dover dribblare questo povero Cristo all'infinito, bisogna premere quadrato ed entrare nella modalità di sparo. Si può comunque stare sulla difensiva con la modalità di sparo attivata, possiamo anche muoverci e scartare il nemico anche se con minore agilità, solo in una direzione, non più in diagonale, sparare col tasto, oddio, ho definito col tasto quadrato una sequela di proiettili laser che sono poi l'arma della protagonista. E talvolta, come in questo caso, i nemici ci lasciano dei bonus, dei power-up, che in questo caso sono dei proiettili per l'arma di turno, ma in altri casi possono anche essere oggetti per migliorare la salute. Come vedete, ho perso buona parte della salute, affrontando questo nemico. Ecco un altro nemico che ci spara, vediamo, ha una gittata lunga. Cerchiamo di fare fuori anche questo. Cercando di sparare all'impazzata da lontano. Ecco che arriva il proiettile. Andiamo sulla difensiva. Ucciso, molto bene. Vi mostro il menu, che è tipico di un gioco di ruolo. Immagino c'è una mappa che non è selezionabile. Forse è una costante dei livelli successivi, che immagino saranno più labirintici ancora. Gli oggetti vengono raccolti qui. L'equipaggiamento è scambiabile, Le nuove armi sono acquistabili soltanto fra un livello e l'altro nello shop, nel negozio apposito. Ecco la possibilità di salvare e di caricare il gioco. Ora, io non ho trovato, ecco un altro ora, certo, non ho trovato il modo per scambiare il personaggio principale e non vorrei davvero. Io sui siti internet ho letto che tramite il tasto Select ci sia la possibilità di scambiare il giocatore, ma col mio tasto Select non ce la faccio e non vorrei che si potesse cambiare il giocatore solo alla sopravvenuta morte del povero tipo che deve stare al centro, in questo caso la ragazza protagonista. Le armi non cambiano granché, l'unica differenza sostanziale proviene dalla tipa alla sinistra che non usa delle armi a lunga gittata ma usa una spada. E vi assicuro che non mi dispiacerebbe mostrarvi l'animazione pessima della spada. Un altro nemico. Come vedete in alto c'è Gun Energy, l'energia della pistola, perché in effetti le pistole e i fucili, essendo laser, non utilizzano veramente dei proiettili, ma delle capsule di energia, immagino. Sono comuni a tutti e tre i personaggi, quindi è possibile ricaricarli attraverso l'oggetto che mi avete visto prendere poco fa, ma questa statistica è comune a tutti e tre i personaggi, quindi se il personaggio A arriva a zero di energia della pistola e voi scambiate il personaggio tipo col drago buzzicone, il drago buzzicone partirà comunque con zero capsule di energia per la propria arma, anche se non è la stessa di quella della protagonista. Di conseguenza dovrete comunque alzare la statistica dell'energia dell'arma tramite questo oggetto che siamo riusciti a trovare. Idem per la salute, anche lì vengono utilizzati degli oggetti per far sì che possa aumentare e non fare KO. Cerchiamo di far fuori ancora questo. La difficoltà non è granché, anche perché poi esistono degli strumenti di cura. Appropinquiamoci verso il boss di fine livello, perché ogni livello di Crane Crackers ha un suo boss finale da affrontare, il quale non è nemmeno granché facile, ma è impegnativo, soprattutto frustrante. Questa è una delle porte speciali che di solito nascondono una buona o una pessima sorpresa. In questo caso la sorpresa è pessima perché è la porta che nasconde la fine del livello e quindi il boss.
Avete notato che la protagonista del gioco è già temporaneamente morta, ci ha lasciato con un'espressione di godimento. In questo momento sto guidando il drago Buzzicone, che a quanto pare sarà il nostro uomo, quello che dovrà affrontare il boss. L'energia di tutte le armi laser è al massimo, ma ho usufruito dell'arma secondaria che è una esplosione. L'animazione cambia leggermente da personaggio a personaggio, ma in fondo non fa nient'altro che eliminare tutti i nemici che sono alla nostra vista in quel momento. Ne abbiamo tre e non credo che un oggetto le possa ricaricare, vengono ricaricate soltanto all'inizio di ogni livello, ma non ne sono del tutto sicuro. Affrontiamo la consueta preparazione, più che altro curando gli HP del drago Buzzicone. Questo oggetto, che non è droga chimica, ma è soltanto una capsula per migliorare gli HP, non sono strumenti potentissimi. Cercheremo di tenere questi quattro nella maniera più preziosa possibile per tentare di resistere al terrificante. Adesso vedrete che boss di. Quanto sia orribile il boss che dovremmo affrontare. Ah sì, e per aprire la chiave, cioè per aprire la chiave mi sembra una cosa un po' insensata. Per aprire la porta attraverso la chiave che abbiamo trovato, non vi ho mostrato quando l'ho trovata, ma in pratica è lo scopo di gran parte dei livelli, trovare le porte che non si lasciano aprire e trovare le chiavi per aprire le porte. Fin lì è consuetudine di gran parte dei videogiochi di una volta, purtroppo non lo è più di quelli di oggi. Non pensavo che sarei mai arrivato a rimpiangere una cosa di questo genere, ma a quanto pare rimpiango un bel po' di backtracking. Comunque, per aprire la porta bisogna effettuare il gesto manualmente, quindi porsi di fronte all'ostacolo, entrare nel menu, selezionare gli oggetti e selezionare la chiave che apre la porta. Diamogli un attimo, ecco qua. Il drago asserisce di aver aperto la porta, grazie Buzzigo. Ecco la seconda porta, che è l'ultimo ostacolo che ci separa dal boss. Posso capire anch'io che cosa stia chiedendo in questo momento il drago. Vuoi salvare la partita prima di affrontare il boss? No, non ne sento veramente il bisogno, perché che si vinca o che si perda, noi la pianteremo qui. Quindi andiamo avanti coraggiosamente. Oh mio Dio! Il boss è terrificante. È non so, una specie di lucertolone freak vestito da mimetica militare e con leghette. Io vorrei farvi notare che ha leghette come Zio Paperone. Comunque, è il nostro nemico. Vi assicuro che sì, dall'oltretomba la protagonista ci dice: fate attenzione perché è un nemico pericoloso. Non l'avevamo capito, a dire la verità, grazie al suo aspetto. Ok. Vi assicuro che è una cosa abbastanza complicata, quindi io tenterò soltanto di sparare di impazzate e usare l'arma esplosiva, eccola qua, che mi auguro faccia un discreto numero di danni. Un pochino l'ha messo nel panico, secondo me. Non possiamo ru ruotare e sparare contemporaneamente, questo è un gran peccato, altrimenti il gioco sarebbe stato molto più semplice. C'è una certa discrepanza, sì, fra i nemici casuali e i boss. Che sono abbastanza impegnativi, non per niente. Altrimenti non si chiamerebbero boss. Non saprei bene giudicare l'intelligenza artificiale di questo tipo, se non che ogni tanto si mette a correre all'indietro, come in questo caso, dandoci la possibilità di colpirlo un po' di più. Il drago Buzzicone ci sta lasciando. Direi che sia ormai questione. Ok, questione di attimi. Ecco, una diversa animazione dell'arma esplosiva secondaria. Non ci migliora per niente la vita, anzi penso che arriveremo molto rapidamente al game over perché possiamo colpire questo strano scherzo della natura unicamente a distanza ravvicinata. Questa era l'animazione della spada, perché in teoria questa ragazza ha una spada. Possiamo togliergli ben poca energia, io vi assicuro che l'ho battuto, questo qua. Ok, game over con la sua bellissima faccia avete capito voi. C'è un ralenti molto triste con il boss finale che fa il gaglioffo dinanzi ai nostri occhi, mentre noi mostriamo tutti e tre espressioni di sofferenza. Vi faccio solo vedere molto rapidamente il secondo livello come è composto, faremo ancora 2 minuti di partitina a quello e poi trarremo le nostre conclusioni finali. Eccolo qua, il secondo livello non è una gran sorpresa, immagino. Oh, già un nemico. In questo momento, io sto usando proprio la tizia con la spada, non ci rende la vita semplice. Ok.
sono cambiate leggermente le texture, ma la ripetitività delle stesse non è per nulla cambiata. E nemmeno la ripetitività dei nemici, a dirvi la verità. Vabbè, che siamo soltanto al secondo livello, quindi non mi aspettavo chissà quali cambiamenti nello stile. Oddio, dei nuovi nemici, delle specie di torretti. Cerchiamo di evitarle andando di qua. No? Oddio, oddio. Di qua? Ok, meno male. Ho paura di affrontare le torrette, ho sempre paura delle torrette. Ok, questo nemico mi sembra molto più abbordabile. È claustrofobico come pochi questo gioco, però non riesce a rendere granché l'idea proprio perché non vi offre nessuna sorpresa. Per quanto ci sia. Oh, si può passare attraverso le. Didi sì. Ah no, si può solo sbirciare un robot. Vabbè. Al di là del tentativo di essere claustrofobico, anche se il gioco in realtà credo che vorrebbe essere qualcosa di scanzonato, le musiche già vi danno un'idea di questo tipo, no? Per quanto dovrebbe sembrare un gioco scanzonato e allegro, certe atmosfere sono veramente deprimenti come questa. Ma deprimenti non tanto, come ho detto, per via delle texture, ma per la maniera in cui sono state realizzate. Sono qualcosa di, non vorrei dire tanto repellente. Ah, non si possono fare fuori le torrette. Vabbè, noi ci passiamo di là, non si può. Non si possono fare fuori le torrette. Cosa sta diventando pericoloso? Ah, ho capito, perché penso che dovremmo fare fuori, distruggere la parete che ha le crepe. Poteva arrivarci. Esattamente. In questo modo avanziamo, facciamo fuori il robot. Sempre ricordarsi, sì, non è male cioè, cercare di sviluppare una tattica per entrare in modalità difensiva, attaccare, rientrare in modalità difensiva, eliminare il mirino, spostarsi e tutto, ma più che creare una vera e propria varietà di gioco, cioè la varietà di gioco andrebbe costruita più che altro con le situazioni da affrontare. Invece le situazioni di Crane Crackers sono sempre le medesime e l'unico modo che avete per cambiare un pochino, ecco, una chiave. Cioè, le chiavi nel primo livello erano elettroniche, qua no, sono manuali, vabbè. Sono analogiche, chiavi analogiche. La vera varietà non è tanto dover cambiare modalità di gioco attraverso i tasti, entrare in modalità di sparo, in modalità di movimento, mirine, cose del genere. Che questa sia la porta che richiede la chiave? Sì, bene, incredibile. Abbiamo evitato le torrette e possiamo proseguire. Anche se vi giuro che mi sto stufando non poco. Giocando a Crime Crackers. Simpatia, per carità, ma per il resto devo dire che ho. Qua dove si va? Qui. Qui non si può passare perché la torretta ci vieta il passo. Dobbiamo rientrare nel menu e riutilizzare la chiave? Oh, avrebbero potuto inventarsi qualcosa di leggermente più automatico, che ne dite? In realtà avrei uno degli oggetti per far tornare in vita i personaggi, ve lo mostro un attimo, è questo qui. Dovrebbe far tornare in vita il personaggio deceduto con neanche il massimo della vita, col minimo sindacale, vabbè. Dubito che avremo qualche sorpresa, perché Crane Crackers in fondo non credo che ne offra, se non nei livelli finali. Quindi. Più che altro dovrei solo decidere in quale momento spegnere l'emulatore. Oltretutto, grazie, mi ripetete lo stesso nemico. C'era più varietà nel primo livello, immaginate. E due, grazie, grazie, grazie. Che divertimento, che sublime divertimento. Cioè, ragazzi, io non mi diverto nemmeno con gli FPS di oggi, figuriamoci con questi. L'elemento gioco di ruolo è quasi del tutto sprecato, ve lo dico. Anche perché non c'è, come avete visto, un avanzamento di livello. Stando a quel che ho capito, gli HP e le statistiche dei personaggi aumentano soltanto attraverso alcuni oggetti speciali che vengono trovati nei livelli. Quindi non c'è nemmeno una vera e propria. La componente gioco di ruolo è molto pleonastica. Si può dire pleonastica? Cosa vuol dire pleonastica? Al di là di tutto, sì, a me ispira questo termine, pleonastica. Ma non ce la faccio più.
Ultime rapide considerazioni su Crime Crackers. Vediamo grafica deficitaria, quasi completa mancanza di animazioni nelle fasi di dialogo tra un livello e l'altro, livelli realizzati tutti con la medesima texture, claustrofobici ma anche no, labirintici ma anche no, conditi da mostri discretamente realizzati in 3D ma dall'intelligenza artificiale insopportabile e bruttissimi alla vista. Sono dei livelli con stanze piazzate a caso, indistinguibili le une dalle altre perché non c'è un minimo di mobilio, non c'è un solo elemento di differenza che riesca a stimolare la curiosità del giocatore casuale che passa di lì in quel momento. Viceversa, abbiamo dei boss di fine livello frustranti e difficili da affrontare per colpa anche della scomodità di Crime Crackers. Questo continuo cambio di modalità fra movimento, difesa e attacco, che talvolta lo trasforma da un FPS con elementi da RPG in un gioco di puntamento, perché talvolta non faremo altro che restare fermi e far apparire questo mirino che ci porta quasi a fare tiro al piattello con i mostri che ci passano davanti. Questo miscuglio di generi non funziona, non funziona perché l'elemento RPG è sacrificato malamente e non fa altro che danneggiare il puro elemento FPS di Crime Crackers, unito anche al fatto che la trama non sembra essere granché interessante nemmeno per i giapponesi stessi, un comparto artistico, come ho già detto, scarso e ambiguo. Non vedo perché questo titolo dovrebbe essere interessante. Può fregiarsi di essere stato il primo FPS ufficialmente commercializzato sulla PSX, ma direi che non ci sia quasi alcun motivo per ricordare Crime Crackers e non per prenderlo un pochino in giro.